bene quanto è complicato ritagliare un pezzo di tempo da chi è coinvolto come voi in un ruolo in questi tempi non facile, anzi che probabilmente avrebbe anche maggiormente riscoperto e valorizzato. È complicato fare il sindacalista oggi in tempi di crisi, ma pensiamo sia allo stesso modo anche complicato anche gestire con tutte le problematiche connesse, soprattutto per quanto riguarda le risorse, ma non solo le risorse, gestire questo ruolo importante. Anzi, mi sembra che questo ragionamento più generale, ma l'abbiamo detto anche in alcuni documenti come CISL, ripartire anche dalle comunità locali significa ripartire anche dal ruolo anche che le municipalità, i comuni svolgono. Ecco, quindi mi sembra che sia un segno da valorizzare la presenza anche vostra a questo incontro, una presenza importante. Mi siamo partiti a fare questo progetto con un lavoro significativo svolto anche da un gruppo di giovani di seconda generazione che hanno riflettuto e hanno sviluppato un percorso sul tema dei diritti e sul tema dei doveri. Noi ci siamo sempre posti come CIS il problema di considerare il tema dell'integrazione, il tema della coesione sociale, perché poi alla fine si chiacchiera tanto di coesione sociale, ma è coesione sociale questa. Avendo una grandissima attenzione a non fare questo tema né di scontro ideologico né di scontro di appartenenza politica, ma di considerare un tema fondamentale anche appunto per la tenuta anche sociale anche di ogni singola comunità. Questo a volte è stata una nostra linea che non è sempre stata facile, perché ci ha portato anche a fare grandi discussioni, ma riteniamo che sia una linea importante. Noi siamo convinti che oggi è questo un po' il senso anche del lavoro che vogliamo presentarvi, ci sia bisogno anche di dare nelle comunità risposte evidentemente concrete, ma riteniamo che vi sia bisogno anche di gesti di alto valore simbolico. Non va mai dimenticato che tante nostre comunità, chi più chi meno, oramai sono modificate anche nel profondo. Quando parliamo di famiglie che abitano nei nostri comuni, parliamo anche oramai di una pluralità di famiglie, di concezioni, ma anche allo stesso modo anche di grandi ricchezze che vi sono. E noi riteniamo utile questo ragionamento, anche vi chiediamo alla fine di condividere, ma anche di dare il vostro contributo ovviamente anche al documento che i giovani hanno predisposto, per farlo diventare poi davvero un passaggio di un contenuto simbolico attraverso anche una specifica iniziativa che dovrebbe svolgersi all'interno di ogni comune. Io penso che chi si assuma questa responsabilità di fatto faccia anche lo sforzo di uscire dall'ambito ristretto della quotidianità della gestione dei problemi per avere il coraggio di guardare anche un po' oltre. Pensare alla comunità futura significa appunto occuparsi anche di questi temi. Ecco, quindi è questo sostanzialmente il valore dell'iniziativa che cominciamo a proporre con questo percorso di oggi, che vorremmo però ulteriormente allargare. È quella davvero di cominciare a ragionare sull'idea di comunità futura. Poi riguarda chiaramente il tema anche di tutti i ragazzi della seconda generazione. Quali sono i rischi che vediamo noi? I rischi sono quelli di produrre nuove fratture, nuove marginalità. E davvero sarebbe un rischio che sarebbe che non vogliamo correre, ma che un rischio è sempre inadeguato. E quindi dicevo, c'è bisogno poi di lavorare concretamente, ma c'è bisogno anche all'interno di questa crisi così
così straordinaria di lavorare anche sul versante dei significati. Io sono convinto, lo dicevamo in tante occasioni, questa, lo scenario anche che stiamo affrontando anche con questa crisi non è solo una crisi economica, finanziaria, ma segna per tanti aspetti anche una crisi culturale, una crisi di valori dal punto di vista anche, abbiamo riflettuto anche con un convegno che abbiamo organizzato a Brunello con il Vescovo di Bergamo e il professor Magatti, proprio per sottolineare anche l'ampiezza di questa crisi e anche però le opportunità che questa crisi offre. Io ringrazio il sindaco di Michelino per la sua disponibilità a portare la sua esperienza, perché abbiamo voluto partire anche da questo percorso, da illustrare anche quella che è stata, anche il vissuto, le problematiche evidentemente già di un'esperienza concreta su questo versante, e quindi lo ringrazio, sapendo che poi siamo disponibili davvero non in termini formali ma proprio concretamente a ricevere anche tutte le sollecitazioni, i consigli, le integrazioni. L'obiettivo non è quello di dare, che vogliamo avere noi, di dare la targa a un'iniziativa, il problema vero è condividerla. Chiaro che sul territorio poi in prospettiva riteniamo utile che si coinvolgano su questo anche tutti gli altri soggetti della rappresentanza sociale, le esperienze che vi sono, le esperienze vitali che vi sono su ogni territorio, su questo siamo disponibili a valorizzare questo lavoro, ma anche a mettere in comune, far uscire davvero un'iniziativa di tutte le diverse realtà sociali, perché abbia già questo valore. Insomma, ripeto, non ci interessa avere l'iniziativa che sia dal GAP con il nome della CIRO, ma ci interessa ovviamente avere questo sforzo di condividere, insomma, un percorso e di arricchirlo ulteriormente. Mi scuso perché poi ho altri impegni, comunque vi ringrazio davvero della vostra presenza.